Giovanni Burro di Messina. Ha rinunciato. No, era stato Fabrizio. Curro. Scusate. Prova. Grazie a te. Buongiorno a tutti, porto il saluto dei compagni di Messina che salutano i loro inquilini, i compagni che lottano giornalmente per il diritto alla casa, per il diritto ad abitare e anche per la crisi del lavoro che purtroppo sta colpendo anche la città di Messina. Se ci fosse stato qua il vice ministro Lincini, gli avrei detto appunto anche il problema della dismissione dei servizi nello stretto. Stanno tagliando navi, stanno tagliando i treni a lunga percorrenza. Ovviamente questo è l'ennesimo schiaffo dato alla regione Sicilia. Io mi soffermo, sono state dette delle cose molto interessanti che condivido in pieno, premesso che, concedetemi questa cosa, voglio ringraziare Walter De Cesaris per averci condotto qui al congresso, al 14° congresso degli inquilini, e sono contento veramente del lavoro svolto dalla segreteria e anche di chi in segreteria non c'era, ma che ha profuso impegno. Mi riferisco anche a Massimo Pasquini, che abbiamo bombardato di telefonate dal 2013, da quando abbiamo creato a Messina Unione Inquilini, con la collaborazione dei centri sociali, di fondazione, singoli cittadini e altre realtà. Quindi una sorta di coalizione sociale, possiamo dire, a Messina nel nostro piccolo l'abbiamo creata. E stiamo andando esattamente in quella direzione prospettata anche dal documento congressuale. Vengo da una città, sapete benissimo Messina, faccio questa premessa perché per andare a vedere una cura, per fare una cura bisogna anche fare una giusta diagnosi. Messina viene da un terremoto del 1908 che ha distrutto, raso al suolo, abitazioni, ha raso al suolo anche l'identità del popolo messinese. E questa distruzione, premetto che secondo me i capitalisti, se potessero creare distruzioni creative, distruzioni le farebbero giornalmente. Ricordo a tutti che rideva dopo il terremoto dell'Aquila, e quindi quello è il terreno più consono che arma appunto le mani dei capitalisti. Fu raso tutto al suolo e gli edifici, anche quelli intatti, vennero rasi al suolo, tagliati, e là appunto ci fu una speculazione già che partì soprattutto dai primi anni del Novecento fino al dopo la Seconda Guerra Mondiale, a creare abitazioni per la borghesia esogena che veniva e creava appartamenti lussuosi, lussureggianti, con 240 metri quadrati di alloggi, e appunto c'era un'eccedenza, mancavano all'appello 25.000 alloggi. Ultimamente abbiamo fatto un convegno con architetti, con urbanisti di questo genere, e abbiamo capito che il problema di Messina purtroppo è strutturale. E la cosa ancora più grave è che ci sono ancora circa 4.500 persone nelle baracche. Cioè abbiamo delle slum
delle favelas, ecco, per dire col termine latinoamericano, in cui vivono circa 3.000 persone. E questa è una cosa di una gravità inaudita nel 2015, avere ancora le baracche a Messina. Avrete visto sicuramente i servizi fatti tempo fa da Striscia la Notizia. Ma questo cosa ci consegna? Ci consegna soprattutto un dato, cioè queste case bellissime, mentre c'è stata l'espulsione di tutti i ceti popolari, operai, non proprio operai, perché c'era, diciamo, un terziario, c'era un settore commerciale, Messina doveva essere l'emporio commerciale, no? Nei primi del Novecento, fino a 800 all'inizio del Novecento. E quindi c'è stata una ghettizzazione, uno sprawl urbano, dove praticamente si sono espulsi i cittadini lungo le periferie, si sono create palazzoni orrendi, in cui appunto tutta la popolazione, gran parte della popolazione messinese è andata a vivere. E quindi costruendo sulle colline, speculazione selvaggia, insomma, hanno consegnato la città agli speculatori dall'inizio del Novecento. Stiamo vivendo nella baracca, Messina vive nella baracca mentale, vive nella eternizzazione del bisogno, in cui il bisogno non è una cosa essenziale, non è un diritto, ma il bisogno diventa l'elemosina della persona che sta in baracca e che bussa alla porta dell'assessore per avere la casa popolare. E su questo si è costruito un consenso, il consenso democristiano, il consenso in generale negli ultimi 50 anni. Questo è stato l'elemento fondante del clientelismo, le case popolari, poche, ma distribuirle attraverso il consenso, attraverso il clientelismo elettorale. Noi abbiamo provato a fare alcune cose, Massimo poco fa ne ha citata qualcuna, abbiamo innamorato il battesimo di fuoco, l'abbiamo avuto nel 2013 con l'occupazione di una scuola abbandonata da tempo, in cui stanno vivendo 5 famiglie e stanno tentando in maniera così del tutto amatoriale a fare un po' di autorecupero. Ovviamente non c'è una legge regionale, non c'è una legge regionale sull'autorecupero, e questo praticamente ci inchioda parecchio. Dovremmo attivare, e questo è quello che dovremmo riuscire a fare presto, attivare edilizia, provare a coinvolgere l'amministrazione per fare edilizia sperimentale e fare appunto autorecupero degli immobili abbandonati lasciati al degrado. Inoltre la morosità incolpevole, siamo stati in Messina, ognuno porta le buone pratiche, le buone prassi. Messina, insieme, se non sbaglio, a Pisa, correggetemi se sbaglio, è stata una delle poche città, anzi, le prime due città a costruire i bandi per la morosità incolpevole e a mandare l'elenco al prefetto e quindi cercare inizialmente di graduare gli sfratti. Dopo la prima collaborazione da parte dell'amministrazione, poi tutto si è arenato. Si è arenato per vari motivi, le responsabilità sono molteplici, si sono rimpallate le responsabilità e gli stessi inquilini sono stati inghiottiti dalle pastoie burocratiche. Ci si è messa poco fa, il compagno che mi ha preceduto ha parlato della regione Lombardia, la regione Sicilia in maniera del tutto sprovveduta, no? Ha creato delle linee guida sulla morosità incolpevole, disattendendo lo spirito del decreto interministeriale, della legge sulla morosità incolpevole, ha passato da 8.000 a 3.000 euro il contributo, una elemosina. Ovviamente sapete benissimo che per fare un contratto, ovviamente anche a cavolo concordato, 3.000 euro anche per dare un piccolo abbrivio, una piccola spinta iniziale alle famiglie non servono a nulla. Adesso sembra che dopo vari incontri, siamo andati a Palermo, abbiamo parlato con l'assessore regionale, abbiamo parlato con il direttore del dipartimento, sembrerebbe, insomma, che ancora queste linee guida sono state bloccate nell'attesa di fare un ulteriore decreto assessoriale. Quindi non vi dico l'attesa, non vi dico anche ovviamente i patemi d'animo degli inquilini, che non vedono neanche un piccolo risultato, un piccolo contributo, no? Per far uscire dall'agonia
dall'agonia degli sfratti. E appunto l'agonia degli sfratti, posticipare di mese in mese, appunto differire di mese in mese lo sfratto. E qui il prefetto ci ha detto l'altra volta, il giorno 14, il viceprefetto ci ha detto una cosa: noi non sappiamo come graduare lo sfratto, non lo sappiamo, stiamo tentando di mandare una macchina della polizia a vedere un attimino. Per me tipo, beh, andrebbe pure bene, nel senso, se poi alla fine non si porta a compimento lo sfratto. Insomma, questo con questo cosa vi voglio dire? Che c'è una sciattezza disarmante da parte di questa, una sciatteria disarmante da parte di queste amministrazioni, le amministrazioni locali, le regioni, che non riescono a convergere su punti essenziali, non capiscono che i propri cittadini non riescono a vivere a livello a fine del mese, e che appunto finirebbero per strada se loro non attivano tutte quelle procedure necessarie affinché gli sfratti vengano graduati, affinché venga fatto questo famoso accompagnamento sociale da casa a casa. Avrei altre cose da dire, ma ne dico due velocemente in questo minuto che mi rimane, ed è la proposta che già forse Fabio di Bergamo già mi ha anticipato sulla formazione sui giovani. Beh, Daria diceva c'è bisogno di giovani, io sono d'accordo su questa cosa, ma sapete, sui giovani si è fatta tanta retorica, sui giovani anche Renzi ci ha costruito la sua fortuna, spesso ci sono giovani, come dicono a Messina, giovani vecchi, cioè giovani che invece fanno gli interessi della classe dominante e che portano avanti il pensiero dominante, il pensiero neoliberista. E allora io penso che sì, con i giovani vada fatta una cosa e si debba puntare sulla formazione, esattamente sulla formazione, come di mattina diceva il compagno. Molti compagni, anche che si stanno avvicinando ultimamente a Unioni Inquilini, hanno bisogno di questa spinta, di essere formati, perché pensano che Unioni Inquilini possa essere veramente un elemento, e lo è, un elemento conflittuale, è un elemento su cui giocarsi la partita delle ingiustizie, su cui giocarsi la partita della risposta anche e soprattutto dei giovani, e liberarli veramente dalle catene che ultimamente i vari dispositivi giuridici e la crisi economica sta mettendo ai piedi di questi ventenni, di questi trentenni. E allora io l'ultima cosa e chiudo. Penso che bisogna tentare questo sfondamento ideologico, culturale, politico, e andare in controtendenza a quel pensiero purtroppo che sta ipnotizzando, mesmerizzando parte della popolazione italiana. Sono convinti che il problema sia loro, che purtroppo se non hanno la casa è perché non sono fortunati. Che se non hanno la casa, il problema del Rom che entra in graduatoria, non si indignano però se Marchionne prende mille volte più di un operaio, non si indignano se l'amministratore delegato Moretti di Ferrovie dello Stato è uscito con una limitazione di 950.000 euro e appunto c'è un processo di licenziamento nelle ferrovie, non si indignano per questo, ma è più facile colpire i soggetti più deboli. Chiudo con una citazione appunto che ha fatto, riprendendo Brecht, del compagno di Viareggio. Brecht diceva: ci sediamo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati. Io penso appunto che dobbiamo sederci fino a quando il pensiero dominante ci impone di sederci in queste sedie, e noi resteremo seduti a lottare con gli inquilini. Grazie.